In primo piano oggi i temi del lavoro. Interessa oltre 2.200 persone nella sola Piombino il contributo di 500 euro al mese per un anno a tutti i licenziati nelle aree di crisi complessa. Ma i lavoratori della città sono divisi sul provvedimento del Ministero del Lavoro. Maria Adele De Francisci. C'è chi li considera un palliativo e chi dice meglio di niente. I lavoratori di Piombino divisi sui 500 euro al mese, se in tasse più corsi di riqualificazione professionale. Il provvedimento del Ministero del Lavoro scatterà da fine ottobre e riguarderà oltre 2.200 nella sola Piombino, tanti secondo i calcoli della regione, licenziati nelle aree di crisi complessa per i quali nel 2016 è finita o finirà la copertura di mobilità o il sussidio di disoccupazione ASPI. A Piombino saranno soprattutto licenziati dell'indotto legato alle acciaierie ex Lucchini a beneficiarne. Ma mi sento uno dei fortunati, diciamo, nella sfortuna mi sento uno dei fortunati. 500 euro sono un palliativo, non è assolutamente la soluzione. Noi pensiamo che ci deve essere una soluzione più organica per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto, perché così assolutamente non possono vivere con 500 euro. Consentono perlomeno di mangiare. Il provvedimento non dovrebbe riguardare gli oltre 700 in cassa integrazione ex Lucchini che dovranno rientrare in Aferpi entro il 6 novembre. Il condizionale è d'obbligo perché tra i lavoratori c'è grande incertezza. Non sappiamo quando inizieranno i lavori. Qui ci dicono che inizieranno nel 2017, ma per ora non si muove niente. Per risolvere il problema bisognerebbe, almeno rimanendo sugli ammortizzatori, che facesse ammortizzatori che ci portano fino al momento in cui rientriamo al lavoro, il che vuol dire 2022, perché se va in porto tutto a vedere il piano Aferpi vuol dire fino al 2022, forse anche di più, noi saremo in queste condizioni.